Una funicolare. Interessante. Dove andare?
Quel rumore non mi piace. Dove sei? Ada! Arrivo, Ada. Ti prego, basta. Fermo, ti prego. Ti prego. No, 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 no. Da questa parte, schifoso. Lascialo. Non fargli male. Il virus. L'avranno diffuso i ratti.
Richiesta identificazione con bracciale per la funicolare. Ah!
merda! Che diavolo era quello?
Oddio, ma è sempre peggio.
Cristo.
Ok, ci sono quasi, Ada. Devo attivare la corrente. Ma che Cristo! Ah!
Spero che questo sia l'ultimo. Quasi fatto preoccupare. Non riesco a toglierlo. Non so se dovrei. Fallo, non posso camminare così. Ok, farà male. Aspetta. Faccio da sola. Sta tranquilla, ok? Bene, che facciamo ora? Vattene da qui, finché sei in tempo. Non ti lascio qui da sola. Non così. Tu non capisci. È peggio di quanto pensassi. Non ti libererai di me. Mi hai salvato. Ora è il mio turno. Non pensavo tenessi il conto. Appoggiati a me. Non allargarti. Ok, volevo aiutarti. Fa' attenzione. Vuoi aiutare? Dobbiamo andare al Nest. Il Nest? Il laboratorio, sotto di noi. Ne parlava Annette. I campioni del virus sono lì. Te la senti? Non credo di avere altri impegni. Avanti. C'è del lavoro da fare. Sì, signora.
Andremo al Nest con la funicolare. Il braccialetto è il lasciapassare. Bene. Dove l'hai preso? In prestito. Comunque, ci siamo quasi. Maledetta gamba. Lascia che ti aiuti. No, non sono la tua ragazza. Come va la spalla? Peggio di come sempre. Che bella coppia, entrambi con un piede nella fossa. Questa dovremmo farcela. Potremmo non tornare più. Quindi preparati, Leo. Questa vettura è diretta al Nest. Non uscire fino a destinazione raggiunta. Sai che penso? Non vedo l'ora che l'FBI mandi in galera tutti quei bastardi dell'Umbrella. Anch'io, ma sia chiaro. Questo non è di tua competenza. È un caso federale. Ottenuto il virus G, io me ne andrò. Ehi, Leon, ti fidi di me? E tu di me? Pensaci. A quest'ora saresti morto. Già. Ho voluto fidarmi di te e ho fatto bene. Se mi porti il virus G, ti assicuro che non ci sarà mai più un'altra Raccoon City. Ada, l'hai detto anche tu. È un caso federale, non Leo, ho l'autorità. Ascoltami. Da sola non ce la faccio. Sei l'unica speranza che ho per chiudere il caso. Non ti posso abbandonare. Se ti attaccassero, se avessi bisogno... Ce la farò. Non preoccuparti. Voglio andare fino in fondo. E voglio vederti di nuovo. Ho voglia di vivere, credimi. Siamo in arrivo al Nest. Vai. Su, non abbiamo altro tempo. Ti servirà. Ok. Leon, conto su di te. Lo so. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte. Per sicurezza, attendere che le porte siano completamente aperte.
Benvenuti al Nest. Godetevi la visita. Ok. Dove terranno il virus G? Accesso consentito solo al personale autorizzato. L'accesso è vietato ai visitatori. I nostri menu vengono in corso alle nostre richieste grazie ma che diavolo! Trovate i nostri piatti ideali per una sana alimentazione. Ugh.
Dottor Lee, il direttore Cartwright la desidera con urgenza nell'area... Il virus G è nell'area ovest. Bene. Bastardo.
Merda. Cos'è successo qui? Vaporizzazione in corso. Thank you.
Monica! Modalità manuale attivata. Regolare la soluzione in base alla capacità del contenitore. Thank you.
Bentornato, dottor Lee. Ci sono 5 nuovi messaggi. Oh. Chi ha lasciato il freezer aperto? Procedura di raffreddamento in corso. Raffreddamento completato. Vaporizzazione in corso. Ha funzionato. Attenzione, soluzione pericolosa dispersa senza autorizzazione. Siete stati monitorati e sarete soggetti a misure disciplinari. Merda.
Virus G identificato. Entriamo. Dottor Birkin, deve venire con noi, si muova. Credevate non vi stessi aspettando? Questo è il lavoro di una vita! Non lo avrete mai! Scordatevelo! Abbiamo degli ordini, dottor Birkin. Glielo chiederò ancora una volta. Tutto! Fermi, cassate il fuoco! Che cazzo ti è saltato in testa? Gli ordini erano di catturarlo vivo! Ci siamo, signore. Ma c'è stato un problema. Ha opposto resistenza ed è stato abbattuto. Esatto, signore. Ricevuto. Preleviamo il campione. Muoviamoci. Sono questi i campioni del G. Beh, facile. Ok, posso tornare da Ada. Attenzione, rilevata rimozione non autorizzata di un virus di livello 4. Avvio isolamento. Al termine verrà avviata la sequenza. Attenzione, rilevata rimozione non autorizzata di un virus di livello 4. Avvio isolamento struttura. Al termine verrà avviata la sequenza di autodistruzione. Attenzione, rilevata rimozione non autorizzata di un virus. Lo hai chiamato William. Perché? Perché è finita così? È
È soltanto colpa della Umbrella? Sei una di loro. E non sei coinvolta in tutto questo? Sì. Ma tutto questo non sarebbe dovuto accadere! Allora raccontami. Fin dall'inizio. Non lo avrete così facilmente. Mio Dio, William! Che cosa hai fatto? Tu hai creato questo mostro. Abbiamo creato il virus, ma non immaginavamo. Non trovare scuse inutili. Sei tu. Al termine verrà avviata la sequenza di autodistruzione.
un'altra emissione non autorizzata di un virus. Si rivela. Avvio isolamento struttura. Al termine verrà avviata la sequenza di autodistruzione. Attenzione, rilevata emissione non autorizzata di un virus di livello 4. Avvio isolamento struttura. Al termine verrà avviata la sequenza di autodistruzione. Fa un male, cane. Fidati. Senti, riguardo a prima, non so se credi. Promettimi che distruggerai il campione del G. No, è una prova. Ci penserà l'FBI. Ti fidi di quella stronza? Che cosa vorresti dire? Lei non è dell'FBI. È una mercenaria. Lo vuole vendere. Il virus G andrà al miglior offerente. No, stronzate! Spero sia così! Ma se il virus finisse nelle mani sbagliate, non... Stavo giusto pensando a te. E io a te. Mi stavo preoccupando. Siamo una bella squadra. Ma ho una domanda. La via è libera. Ti prego, dimmi che ce l'hai. Oh, ma certo. Controllo se ha il campione giusto e possiamo andare. Sì, ma prima. Ho incontrato Annetta. Dice che non sei dell'FBI. No, Leon. Perché non vuoi darmi il campione? Ho provato. E credevo di potermi fidare. Mi dispiace. Speravo davvero non finisse così. Allora è vero. Ero solo una pedina per te. Faccio solo il mio lavoro. E io il mio. Abbassa quella cazzo di arma! Sei in arresto. Dammi subito il campione, Leon. O ti farai male. Sparami allora, se ne sei capace. Lasciami! Zitta, ti tengo! Non me lo merito.
Buona fortuna, Leon. No! Detonazione. Attenzione, sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzate immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Chi è? Sì, ma sta per crollare tutto. Senti, devi andartene, in fretta. Lo so, c'è una via di fuga. Possiamo farcela. Dove ti trovi? Claire, ci sei ancora? Leon! Ehi, Leon, non ti sento. Non aspettarmi. Mettiti in salvo. Sequenza di autodistruzione avviata.
centrale per raggiungere il piano inferiore. Alla detonazione. Attenzione, sequenza di autodistruzione è avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano. Sequenza di autodistruzione avviata. 7 minuti alla detonazione. Attenzione!
arrivati al livello inferiore. Incredibile, mi manca. Leon! È fatta. Te l'avevo detto, no? Lei chi è? Lei è Sherry. Ciao. Cristo! Cos'è stato? Non lo so. Vado io. Tu vada a Sherry. Piace il piombo? Serviti pure. Thank you.
Siete fidanzati? No, ci siamo conosciuti solo ieri sera. Sì, decisamente la serata che non ti aspetti. Già, puoi dirlo forte. Ehi, forse lui può darci un passaggio. E se si fosse diffuso? Resta con Sherry. Vieni. Simpatico. Quindi è finita? Non lo so. Se fosse altrove, noi ci saremo. Ad ogni costo. Già, io sono con te, Leon. Finché siamo uniti, andrà bene. Forza. Ehi, perché non mi adottate? Adottarti? Prenderemo un cucciolo. Un cucciolo. E un pappagallo. Pappagallo? Oh, bene. Ho sempre voluto un animale, ma mamma era contraria. Ok. Il prossimo brano di oggi è uno di quelli che vi farà venire la pelle d'oca.